le magliette. Allora diamo il bentornato. Bentornato a Nichi Vendola. Bentornato Nichi Vendola. Allora da un po' che non sta più in prima linea sulla politica, un po' di tempo per vedere da fuori l'Italia del cambiamento com'è. Ma è un paese che fa paura. Intanto perché non cambia niente di sostanziale, ma fa paura l'immagine di un'Italia imbarbarita, rancorosa, spaventata, in preda a discorsi che sono di una semplificazione, di una banalizzazione della realtà, che è il contrario di ciò che dovrebbe essere la politica intesa come accompagnamento alla conoscenza, come funzione pedagogica. Oggi siamo di fronte all'Italia di un analfabetismo politico-culturale che fa paura, di fronte agli slogan, agli abracadabra degli illusionisti. Ecco, e vedo un paese che è molto impoverito, in cui le classi medie vivono uno schianto che è frutto della crisi, e la ricchezza che si è blindata, si è moltiplicata. Non tutti stanno peggio nell'Italia del post-crisi. Ecco, è un paese in cui sono saltati i corpi intermedi e il vocabolario di questo paese, della sua classe dirigente, è diventato terrificante. Allora, andiamo punto per punto. La classe dirigente in che cosa è diversa da quella che l'ha preceduta? Ma io ho conosciuto grandi leader popolari. Ero un ragazzino. Il costume di chi veniva educato alla politica era andare ad ascoltare i comizi di tutti. Io ho ascoltato i comizi di tutti i leader politici italiani e i comizi erano grandi momenti di alfabetizzazione popolare. Si tornava a casa da un comizio e si aveva voglia di aprire un libro, di approfondire un argomento di storia, di geografia, no? La politica era la visione del mappamondo, la scoperta del mappamondo e il confronto con la dimensione del tempo lungo della storia. Oggi è invece la battuta immediata, l'eterno presente, quello che accade in giornata che già domani non vale più niente, è il trionfo della futilità. Ecco, è cambiato molto. Erano grandi leader popolari, Aldo Moro, faccio un esempio, per dire un democristiano, o Enrico Berlinguer, per dire un comunista, parlavano difficile, non parlavano facile, non parlavano al basso ventre, parlavano all'intelligenza. Ma parlare... parlare in modo da farsi capire da tutti. Come fanno Salvini e Di Maio? Dov'è l'errore? Perché no, non possono? Il linguaggio di Salvini e di Di Maio è come una pancera, aderisce elasticamente all'italietta del basso ventre, cioè asseconda le paure, le pulsioni al primitivismo. Guardi, loro hanno in comune l'idea, che comunicano al mondo, che la complessità non esiste, è un'invenzione del demonio. E quindi per loro la realtà è semplice e le soluzioni sono semplici, salvo poi doversi accorgere che la realtà invece è molto complicata e che alcune delle loro soluzioni peggiorano la realtà. Perché allora la gente gli crede? Sono tutti stupidi? Non ho capito. Perché allora la gente li ama? Sono tutti stupidi? Perché la gente è spaventata, perché vi è stato un lungo tempo in cui quelli che si dicevano di sinistra, invece di guardare all'asprezza della questione sociale, di accorgersi che l'ascensore sociale si era fermato, che i figli, per la prima volta nella storia d'Italia, i figli stavano peggio dei padri, che non c'era più quel costante miglioramento per cui i miei nonni faticavano molto, mio nonno ha fatto 11 figli, venivano dalla cava di pietre, si spaccavano la spalla. I figli stavano un po' meglio e potevano mandare i loro figli a scuola, all'università. Ecco, a un certo punto questa progressione per cui c'è la speranza che si possa di generazione in generazione migliorare si è bloccata. Però lei è era un dirigente importante, ma ci arriviamo. Mi dica se c'è una differenza tra Di Maio e Salvini.
Ma guardi, all'inizio avevo simpatia per Di Maio perché è un giovane del Sud. Poi la simpatia si è trasformata in antipatia perché è uno che inganna i giovani e inganna il Sud. E questo perché? Gli sta dando il reddito di cittadinanza, sta combattendo per delle battaglie anche sociali importanti. Il reddito di cittadinanza è una bandiera bellissima e dovrebbe essere una cosa seria, ma per quello che se ne sa è una buffonata, perché un reddito di cittadinanza che viene concepito per come si legge sui giornali, perché non abbiamo ancora carte, certo, diciamo, da conoscere, per come viene concepito rischia di alimentare l'area della precarietà e di portare a una ulteriore compressione dei salari, perché tu puoi avere accesso ai 700 euro quindi se ti accetti tieni basso uno dei tre stai... E contemporaneamente, se posso dire, prego, la cosa che più mi ha infastidito, se posso anche bere. Certo, come dicono dai parti mie, sono stato malato. Ho bisogno, una volta ho parlava bisogno molto di bere, senza bisogno d'acqua, però tanto la invito a chiudere. C'è una cosa che mi ha angosciato. Quella idea che il salario che serve a combattere la povertà non può essere speso se non in un certo modo, sì, quell'approccio moralistico. Mi sono chiesto, ma se è un povero, ha un figlio e vuole portarlo due giorni in vacanza al mare, allora è una cosa che lede i principi della morale di non Di è Maio. Prima sussistente. Allora noi ci battiamo per emanciparci dalla povertà, o invece il problema è accompagnare paternalisticamente la povertà come un fenomeno cronico? Io voglio liberare l'Italia ora dalla povertà. Ora le faccio proprio invece seccare la gola. Salvini, cosa non va in Salvini? Ma non c'è nulla che possa piacermi di Salvini. Anche le dichiarazioni di qualche minuto fa sul Papa, no? Ha ragione Papa Francesco a parlare contro il razzismo, perché c'è stato troppo razzismo da parte della sinistra nei confronti dell'Africa sfruttata. Cioè, ha un'abilità da manipolatore, da baro al gioco del poker. Usa veramente le parole come uno spiazzamento continuo rispetto alla realtà. E io lo ricordo Salvini all'inizio della sua carriera, quando parlava dei rom e dei finti e usava la parola derattizzazione. Guardi, con queste parole si sono costruiti i pogrom, si sono costruiti i lager. Le parole sono pietre, feriscono, e bisogna avere rispetto per tutti i popoli, per tutte le culture, per tutte le persone, per tutti gli esseri umani. Sa, e però... ha fatto bene il presidente della Camera, Roberto Fico, a dire non fa niente che si perdono voti, si possono perdere anche voti, ma il rispetto della dignità di ogni essere umano, qualunque sia il colore della sua pelle, qualunque sia la fede, è un principio di civiltà. Se noi regrediamo da questo punto e finita la civiltà. Sa cosa però Salvini va dritto sul punto, no? Quando viene qua in studio prende tantissimi applausi, certo, perché al di là delle parole che usa, poi lei ha citato delle parole usate in passato, no? Adesso lui dice io intanto però il problema lo risolvo. Forse che ci sia stato un problema di integrazione, di difficoltà di convivere anche con gli immigrati è stato dimenticato per troppo tempo, no? Forse a sinistra si è combattuta questa battaglia, una certa sinistra, quella che ha governato, si è combattuta questa battaglia soltanto, diciamo, con i fioretti, con le belle parole, con le buone intenzioni. Guardi, il razzismo è un modo di governare il mercato del lavoro. Il razzismo serve a dividere la manodopera, a mettere gli uni contro gli altri, e oggi il fatto è grave perché si è sdoganato progressivamente, indipendentemente da Salvini che lancia il sasso e nasconde la mano, si è sdoganato questo atteggiamento diffuso per cui c'è quelli che vietano il bambolotto nero nell'asilo nido, c'è quelli che vietano la mensa scolastica ai figli degli immigrati, c'è quella che passa a Torino e di
fronte a una signora che sta cantando, che è nera, e gli dice: brutta negra, statti zitta che sto parlando al telefonino. E quella poi piange e le racconta la storia di una famiglia massacrata nel suo lontano paese di negri, no? Allora accade questo, che si sta tornando indietro proprio dal punto di vista del linguaggio, perché quando chi ha responsabilità di governo, quando chi è elite parla come si parlano nelle curve degli stadi, allora capisce che succede, si torna indietro, si torna alle caverne. Qua c'è la contraddizione poi della foto nella curva degli stadi, no? Con il delinquente nostrano ma italiano. È tanto legalitario il ministro dell'interno che però, con uno che è indagato, accusato di traffico di droga, uno che, diciamo così, è un personaggio pesante della tifoseria ultras, lui si fa il selfie, si fa la foto, è cordiale e difende questa scelta. Lui, ministro degli interni. Senta, ma allora che fa l'opposizione? Intanto qual è l'opposizione? A questo punto sono Renzi, Berlusconi, il PD? Guardi, è interdetto il ruolo dell'opposizione, è inibito. Oggi l'opposizione in Italia è inibita dal fatto che quelli che hanno prodotto questa catastrofe parlano ancora e occupano lo spazio. E ogni volta che Renzi attacca Di Maio o Di Battista, credo che faccia un favore enorme a Di Maio o Di Battista e impedisce. Vabbè, però sta agli altri toglierlo di mezzo, non è che per forza lui deve fare il... Non si tratta di parlare delle persone o di fare le battute. Renzi è l'autore di un provvedimento selvaggio di precarizzazione del mercato del lavoro come il Job Act. È autore di una pessima riforma della scuola, chiamata Buona Scuola. È l'autore di una riforma costituzionale che è stata bocciata dal popolo italiano. Era a un certo punto l'incarnazione di una grande speranza con il suo populismo di centro e poi è diventato invece l'icona del male per tanta parte del popolo italiano. Ha perso, è stato sconfitto, non può occupare il campo che dovrebbe occupare chi si deve chiedere perché abbiamo perso. Salvini spesso dice parlo come padre, lei lo farebbe ora che padre? Salvini spesso dice parlo come padre, no, nella politica. Lei lo farebbe, ora è padre anche lei. Che cosa insopportabile, guardi. Bisognerebbe evitare di strumentalizzare, no, i figli, il Vangelo, le cose. Cioè di essere ruffiani quando si parla. Bisognerebbe parlare con un certo distacco, con razionalità. No, parlo, che significa? Parlo come padre. E tutti quei bimbi che sono morti affogati nel Mediterraneo, che è diventato il più grande cimitero liquido del mondo, sono figli di nessuno. Senta, il suo stesso diventare padre è stato un tema di dibattito, no? Lei ha una famiglia omogenitoriale, si dice, due genitori dello stesso sesso. Come sta vedendo crescere il suo figlio? Come vive quest'essere protagonista del dibattito culturale italiano, nonostante stia solamente portando avanti una famiglia? Guardi, da qualche giorno sono diventato anche papà legalmente di mio figlio, perché il Tribunale dei Minori di Roma dopo un'istruttoria durata 11 mesi con le verifiche della condizione di vita di mio figlio, con la condizione dei suoi genitori, ha dichiarato mio figlio un bambino sereno, felice, bene accompagnato. Mio figlio quindi porterà anche il mio cognome, oltre che il cognome dell'altro papà. E nella vita reale, all'asilo, nella piazza, per strada, al mercato, facendo la vita di tutte le persone normali, soprattutto ora che non ho più incombenze pubbliche e non devo andare per forza in TV, sono contento di questo, diciamo. Siamo percepiti come una famiglia, siamo una famiglia. Non lo siamo per il ministro della famiglia, che curiosamente, diciamo così, non dice sono contro quella famiglia, dice quella famiglia non esiste. A me dispiace per il ministro Fontana, ma io esisto, mio compagno esiste e nostro figlio esiste, grazie a Dio. Grazie, Michi Vendola. Le differenze, diceva, vediamole.